Io non ricordo, una volta mi hanno buttato a terra, che sono finito a terra, io non ero intontito, quindi non ho memoria di quello che è successo in quei momenti. So per certo che guardando l'immagine uno di quei trogloditi ha tentato di spezzarmi l'osso del collo, e se non fossero intervenute le guardie giurate, anche loro contuse, e un militante di Europa Verde, oggi io non starei qui a raccontarvelo. È ancora sotto shock il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, aggredito da due donne e due uomini all'esterno dell'ospedale San Giovanni Bosco lo scorso 29 agosto. I danni ricevuti, però, assicura ai nostri microfoni, sarebbero meno gravi di quelli inizialmente preventivati. L'aggressione, filmata e diffusa sui suoi canali social, ha fatto il giro del web, scatenando grandissima indignazione. Quelle persone sono comportate così perché hanno visto giustamente in me un nemico, perché mi ha fatto liberare il parcheggio abusivo del San Giovanni Bosco grazie all'azione anche dell'allora commissario Forlenza e poi di Verdolive, dello stesso presidente De Luca, e hanno avuto anche grazie alla magistratura, ai carabinieri, l'eliminazione della buvette e della pizzeria, caso unico dell'universo, c'era una pizzeria dentro al pronto soccorso, che erano gestite da società con interdittiva antimafia e non pagavano neanche il peggiore, quindi anche un'alleanza con alcuni colletti bianchi. Ai tanti messaggi di solidarietà nei suoi confronti sono arrivati però anche critiche, c'è chi sostiene che stia sfruttando questa situazione anche per visibilità in campagna elettorale. Beh, sarebbe vero se io non mi fossi mai occupato dei parcheggiatori abusivi, se un anno fa non mi avessero bruciato lo scooter, se non mi avessero distrutto 8 cellulari in questi anni, se non avessi denunciato circa 1000 parcheggiatori abusivi e attività illegali, se non avessi fatto la battaglia su San Giovanni Bosco. La verità è che un pezzo della società è in marcia come quelle persone e vive ed è contenta di questo sistema. Tu,